Sanremo 2024, seconda puntata, quella di ieri 7 febbraio. Ebbene, 15 cantanti sono esibiti nella puntata di ieri. Amadeus cerca di centrare la formula di presentatori cantanti, che però va a penalizzare, secondo me, la bella Giorgia. Che cosa è successo ieri? Ieri c'è stato il grande Giovanni Alleva che ha suonato al pianoforte Tomorrow dopo circa 2 anni di stop, di fermo, se non vado errato. Momento invece molto basso, quello di John Travolta quando ha suonato, o meglio ballato, la Wah Wah Dance con Amadeus e Fiorello nel backside del Festival di Sanremo nel teatro Ariston. Va bene? Allevi regala una delle pagine più belle e più carismatiche, oltre che più commoventi, di tutta la storia della televisione italiana. Suonando al pianoforte Tomorrow si commuove, il pubblico lo acclama come se fosse un eroe, lo abbraccia candidamente, fortemente, lo applaude in maniera letteralmente palese, va bene? Nonostante questo, Allevi rimane se stesso fino all'ultimo, va bene? Alla fine Amadeus cerca di confezionare meglio un prodotto fruibile a tutti, con la partecipazione poi nella seconda serata di ieri di John Travolta. John Travolta, simpatico, divertente, garbato, alla fine si diverte non poco, rimane se stesso, sempre e comunque, bello sciolto, pimpante e divertente, però. Che mancava di stile secondo me quando è stata ballata la Wah Wah Dance da Travolta, Amadeus e Fiorello. Secondo in più infatti si è trattato del più basso livello che la TV italiana potesse andare a toccare. Va bene? Alla fine però c'è sempre un detto latino che è pecunia non olet, il denaro non puzza e non puzzerà mai. E Giorgia in qualità di conduttrice è stata secondo in più penalizzata. Con un bel 6 va avanti nonostante la gritta che ci mette, ma non è, diciamo così, una delle presentatrici migliori. Va bene? Comunque, la donna avrebbe rivelato di aver detto di no a Michael Jackson e addirittura a Michael Bublé. Insomma, diciamo che la formula di cantanti presentatori può piacere o non piacere, ma alla fine non viene, diciamo così, a promuoversi. Perché? Perché il ruolo di cantante è solo quello. Reinventarsi al ruolo di presentatore rimane, secondo me, un po' più drammatico, mio punto di vista, mia opinione. Dal vostro Leandro, narratore italiano di YouTube Italia è tutto, iscrivetevi, mi raccomando, commentate, una buona giornata a voi.